Buonasera, benvenuti al secondo incontro della rassegna La scoperta dell'universo 2022. Stasera parliamo di stelle e nello specifico eh, vi parlerò della fase finale delle stelle, la morte delle stelle e la loro, chiamiamo rinascita, sotto forma di oggetti strani tradotto letteralmente dal, dall'inglese, esotici e vedremo il perché. Come ho scritto nella presentazione, eh, penso che se non tutti, una gran parte di noi, davanti a un cielo stellato, specialmente eh, al di fuori della città, perché ormai il cielo stellato possiamo vederlo solo al fuori de, di fuori della città e, e soprattutto in montagna, eh, abbiamo sempre come una sensazione di di pace e di eh, eternità. Penso che eh, il sentimento pr principale di chi osservi un cielo stellato sia questo. Eh, e invece no, invece le stelle sono turbolente e come tutti gli oggetti dell'universo e anche l'universo stesso ha una nascita, ha una sua vita, una sua evoluzione e eh, una sua morte che vedremo stasera. Il fulcro di tutto il discorso sta nel nucleo della stella. Il nucleo della stella è la sorgente della, della sua vita. Lì, alla temperatura di 10-15 milioni di gradi, avviene la reazione di fusione nucleare dell'idrogeno in elio che è la vera forma energetica vitale della stella. Ve l'accenno brevemente, anche perché di fusione nucleare si parla anche attualmente come fonte di energia e la fusione nucleare avviene eh, grazie all'idrogeno che è il combustibile che eh, le stelle bruciano tra virgolette eh, l'idrogeno, ve li vedete l'idrogeno sono quelle palline rosse che si scontrano danno origine a un nucleo di deuterio, che è l'idrogeno pesante e eh, lo scontro continua a formare poi elio 3 e elio 4 e poi due eh, nuclei di idrogeno danno, vanno avanti a continuare il ciclo, è una liberazione di una grandissima quantità di energia eh, e di eh, neutrini che sono particelle elusive che poi ci attraversano in grande quantità durante la nostra vita. Questa è eh, la vera fonte di energia che mantiene eh, praticamente viva, anche se non una vita biologica, una stella durante il suo periodo di vita. Praticamente eh, abbiamo un equilibrio, eh, le reazioni di eh, fusione nucleare eh, creano una contropressione che si oppone alla forza di gravità che tenderebbe a far collassare la stella. Questo equilibrio però non è statico, nel senso che varia nel tempo perché, perché l'idrogeno non è chiaramente eh, infinito viene man mano consumato, si trasforma in elio, che dà una contropressione minore, e quindi il nucleo si restringe, e dando vita tra l'altro a reazioni più veloci, il cui risultato è un flusso di energia maggiore che fa espandere poi eh, gli stati esterni. Questo processo è già iniziato nel momento, per esempio, in cui il Sole è nato. Quanto vivono le stelle? Beh, la vita delle stelle dipende dalla massa iniziale. Una stella tipo Sole, che sono comunque stelle diciamo piccole, e stelle fredde, quindi le stelle rosse e le stelle gialle, vivono 10-15 miliardi di anni e anche oltre, per quanto riguarda le stelle rosse, e finiscono in maniera relativamente tranquilla, generando, vedremo, una nebulosa planetaria o, eh, e poi una nana bianca. Le stelle invece più grandi, più calde, più massicce, le stelle, che hanno più idrogeno, le stelle blu, vivono molto meno, 10-100 milioni di anni, e danno origine a un vero fuoco d'artificio, come vedremo. Eh, ah, tra l'altro, come dico sempre, io quando faccio le conferenze sono pericoloso, nel senso che mi piace fare domande, così coinvolgo. Secondo voi, come mai che le stelle che sono più piccole e che hanno meno idrogeno vivono così tanto di più delle stelle che invece ne hanno tanto di idrogeno? Come mai, secondo voi? Succo. Perché consumano più lentamente l'idrogeno, esatto, esattamente, rispetto alle, alle stelle massicce? Eh, come dico sempre ai ragazzini quando gli faccio lezione, dico, è come mettere 10 euro in un utilitario alla macchina in Formula 1, anche se adesso mettere 10 euro in un'altra mi sa che di strada se ne fa poco comunque. Vi accorgete che chiaramente un utilitario consuma di meno e fa più chilometri nella macchina di Formula 1. E tra l'altro ho detto anche una cosa che magari a chi non mi ha mai sentito, non ha mai sentito i nostri incontri, eh, sembrerà strano. Ho parlato di stelle fredde, rosse e gialle e stelle calde blu. E questo magari va un po' contro l'intuizione eh, che ci fa pensare che il rosso e il giallo sono i colori del, del caldo e il blu quello del freddo. In effetti è esattamente il contrario. L'esempio più classico è, vedete la fiamma del... avete la fiamma del fornello, è metano, è la fiamma più calda che possiate avere. Che colore è? È blu. E il fuoco di legna invece non è la fiamma più fredda, è la meno calda. È, è rossa. È esattamente in natura, è esattamente il contrario. I sensi umani ingannano, ha sempre ingannato. Eh, come dico sempre, sarebbe forse più utile dire all'idraulico di scambiare i colori: dei rubinetti. Il blu l'acqua calda e il rosso l'acqua fredda è più aderente alla realtà. Eh, vediamo adesso com'è eh, la fine di queste stelle. Eh, e cominciamo da quelle. Diciamo più piccole, le stelle tipo sole, le stelle che hanno un intervallo diciamo, che va dalle 0,8 alle circa 8 masse solari. Ecco, questi intervalli non sono rigidi, eh? non, non è che fino a 7,99,9 fanno così e dopo cambiano, sono intervalli abbastanza eh, così eh, dipende anche dai, dagli articoli. Comunque, diciamo, questo è l'intervallo forse più accettato tra le 0,8 masse solari e le 8 masse solari. Ecco qua. Allora, questo è un bel diagramma, perché a noi tutti piace mettere le cose in un bel diagramma, perché si vede benissimo. Eh, questo è il diagramma HR, dal nome dei eh, due signori che l'hanno pensato, che si chiamano Hersprung e Russell. Questo mette benissimo eh, quella che è la situazione eh, di una stella durante la sua vita. Allora, si è visto benissimo che durante la loro vita normale le stelle si piazzano tutte lungo una linea retta. La temperatura è più calda verso l'alto ed è qui verso destra c'è invece la luminosità, l'indice di colore. Vedete anche nel grafico più alta la temperatura più la stella è blu e più bassa la temperatura più la stella è rossa, così lo confermiamo. Allora, il Sole vivrà adesso 4 miliardi 800 mila anni di vita. Uh, ancora 5 miliardi e mezzo, 6 anni da vivere, è una stella di mezza età. Ecco, una stella tipo Sole: dopo 10-15 miliardi di anni eh, di vita, incomincia a terminare anzi, termina l'idrogeno. Il risultato è che il nucleo si contrae, si scalda, eh, si scalda moltissimo, e soprattutto scalda gli strati esterni, che danno vita a loro, a loro volta alla reazione di fusione, e la stella si gonfia moltissimo, diventando una gigante rossa. In questo stato ci, dà, ci sta un paio di miliardi di anni al massimo, poi la vita e le reazioni dell'elio dell in carbonio si gonfia ulteriormente, poi termina diventando una nebulosa planetaria, che adesso vi spiego che cos'è, e poi una nana bianca, che è un, un oggetto estremamente interessante. Abbiate pazienza, ecco qua. Questa è eh, la scala di vita di una stella tipo Sole, vedete 4,6 più o meno, vedete Sun e Sole, vedete durante la sua vita mantiene quasi una um, dimensione costante, anche se in effetti pian piano aumenta il suo volume, ecco vedete arrivare, arrivato quasi alla fine della propria vita, dopo gli 8 miliardi di anni, di anni incomincia a gonfiarsi, l'idrogeno incomincia a terminare, il nucleo incomincia a comprimersi, le reazioni passano dall'idrogeno in neo, passano dal, dal nucleo agli stati esterni e gli stati esterni si gonfiano. Arrivati al termine, la stella si gonfia in maniera pazzesca. Ecco, quando succederà questo al Sole, la nostra stella arriverà praticamente quasi all'orbita di Marte. Spariranno praticamente Mercurio e Venere. E sulla Terra non sappiamo bene cosa succede perché i modelli non sono 50-50. Ecco, 50%, -50. 50 dice che la nostra, il nostro pianeta anche lei sparirà. E 50% no, e questo perché? Perché queste gigantesche stelle, le giganti rosse, hanno un fortissimo vento solare e quindi spazzano via materia. E si. Il Sole perderà bel 50% della sua massa. Se avete seguito la scorsa incontro, sapete che strettamente legata alla massa c'è la forza di gravità. Se una stella perde massa, diminuisce la sua forza di gravità e quindi le orbite dei pianeti si allargano. Allora non si sa bene come succederà alla Terra, se farà in tempo ad allargarsi prima dell'ultima espansione del nostro Sole oppure no? Comunque non è che le cose cambiano molto, eh perché la, 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 la differenza è tra un pianeta che non esiste più o una specie di simulacro, perché sarà una specie di roccia fusa, eh, in cui sulla superficie tutto quello che era il ricordo eh, della vita passata sulla Terra e della sua civiltà sarà completamente sparito. Quindi eh, comunque eh, tra 6 miliardi di anni eh, la Terra come la vediamo adesso eh, non ci sarà più, sarà un bene o un male, non lo so comunque questo sarà eh, la fine comunque del nostro pianeta che segue l'evoluzione del Sole. Questa è la fase finale della, della stella tipo, tipo Sole e vedete c'è la parte superiore idrogeno che si fonde nell'elio e l'elin carbonio è un cuore di carbonio. Eh, questo è importante perché? Perché eh, da tutti quello che si legge gli studi il 50 del carbonio che c'è eh, nell'universo, voi sapete il carbonio è importante perché è il costituente della, di quelli che sono gli scheletri, la, le strutture biologiche, bene sembra sì, il 50 del carbonio dell'universo arriva tutto da queste fasi eh, delle stelle tipo sole che sono tantissime e quindi è una, eh, una fase importante per la formazione di questo elemento che è straordinariamente eh, principale per quello che sono eh, non solo le strutture delle, eh, dei pianeti, delle rocce, i planetesimi che si trovano in giro nella nostra galassia, ma anche eh, per l'eventuale evoluzione della vita. Quello che rimane all'interno, la nana bianca, è un vento solare stellare fortissimo e spazza letteralmente eh, nello spazio quello che erano, era l'involucro esterno. Dando vita a uno degli oggetti, almeno per il sottoscritto, sono tra gli oggetti più belli da vedere in un telescopio, che sono le nebulose planetarie, chiamate così perché assomigliano tanto al pianeta Urano. Il pianeta Urano è un bellissimo dischetto di colore acqua marina, e le nebulose planetarie hanno questo aspetto. Ecco, qui le vedete a colori, eh, però eh, l'occhio umano, al, al telescopio, non vede i colori, questi oggetti sono molto lontani e quindi eh, non riescono a mettere a fuoco in, nel, nello strumento mettere, e riuscire a vedere il colore. Poi quando voi... Vedete al buio, eh? quando vedete le persone al buio non ne vedete i colori, non vedete i colori dei vestiti. La stessa cosa succede quando osservate gli oggetti al telescopio, li vedete in bianco e nero. Anche se comunque li vedete benissimo, i dettagli sono stupefacenti. In ogni modo, non vediamo i colori, occorre la fotografia. Eh, questa che vedete è una nebulosa che è chiamata occhio di gatto, perché al telescopio eh, sembra proprio che ci sia dall'altra parte l'occhio di un gatto che vi, che vi sta spiando. La vedete verdina, qui vedete esattamente come sono i colori una volta che li fotografate. Questo è un altro esempio di eh, nebulosa planetaria, siamo in estate, eh, questa è la dumbbell, letteralmente battaglio di campana, anche se noi la chiamiamo molto spesso, eh, la nebulosa a forma di acressidra perché è un po' anche questa forma. Al centro vedete la nana bianca, vedete benissimo, quelli che erano a volte gli stati esterni della, della stella che vengono soffiati via. Questo è uno degli oggetti che facciamo vedere d'estate, chi ci viene a trovare in osservatorio quando lo apriamo al pubblico. E tra l'altro si trova sotto una bellissima stella doppia, l'albireo, il becco del cigno, perché è la te, proprio la testa della costellazione del cigno, che è una bellissima stella doppia. Occhio nudo la intravedete come una stellina, il telescopio diventano una stella doppia, una blu intensa e una gialla, un bellissimo contrasto, uno dei pochi casi in cui si riesce a vedere i colori. Sempre vicino lì, siamo sempre d'estate, questa è la eh, M57, il nome del, ca del catalogo di Messier, o nebulosa della Lira o anche Ring Nebula. Perché ha la forma d'anello. Al telescopio bastano pochi ingrandimenti, già è, è ovvio la, la forma d'anello nel telescopio, la vedete benissimo. Quando alzate gli ingrandimenti, vedete proprio questa forma ad anello e vedete anche quella specie di eh, velatura all'interno. Al centro vedete la nana bianca. La nana bianca ecco, visualmente non si riesce. Io l'ho intravista. Po' di tempo fa, un telescopio grande che abbiamo al nostro osservatorio, che usiamo, usavamo perché è veramente difficile da usare, è tutto manuale. Quindi, eh, però la struttura anello la vedete bene: ha la fotografia, vedete i suoi colori reali. Sì. Eh. Non dipende, da, non, non dipende da me. Ah. Ecco, allora adesso vedete bene, la, questa è la nebulosa della lira, ecco la vedete com'è, la, la parte più esterna è il rosso, è proprio dove c'è la più grande quantità eh, di idrogeno, che erano gli stati esterni. Eh, noi gestiamo un osservatorio astronomico piccolo ma efficiente che fa anche lui delle bellissime fotografie che si trova in Alta Valseriana. È l'osservatorio astronomico Presolana. Eh, apriamo una volta, al pubblico, una volta al mese al pubblico. Se date poi dopo vi do tutte le informazioni dei social potete raggiungerci. Ecco qua. A questo punto andiamo sulle nane bianche e vediamo un po' cosa sono questi residui di stelle. Non vi spaventate per queste cose, eh? Voi vedete che poi la faccio molto semplice. Allora, cosa sono le nane bianche? Sono quello che resta di una stella tipo il Sole, sono delle stelline particolari, stanno in equilibrio, ma le reazioni di fusione nucleare sono cessate. Eh, questo può sembrare una contraddizione con quello che vi ho detto fino adesso, che dicevo che erano queste reazioni erano necessarie per tenere in vita. Eppure, queste stelle, eh, perché trattasi comunque di stelle anche se particolari, eh, loro vivono senza reazione di fusione nucleare. Come mai? Beh, nelle eh, conferenze estremamente divulgative, anche nei lib libri di divulgazione, anch'io faccio così: so, ehm, si dice semplicemente che stanno in piedi grazie a una contropressione quantistica. Dice tutto, dice niente, ci si fila sull'aspetto fideistico del lettore e, e non si va oltre. E, e invece ciò che spiega veramente il perché queste stelle stanno in piedi è cioè proprio la meccanica quantistica. Ovviamente io non vi voglio spiegare la meccanica quantistica perché sennò non voglio vedere gente che sviene sotto le sedie. Eh, voglio però farvi capire... Eh, le stranezze di questi oggetti, perché stiamo parlando di oggetti residui di stelle morte che sono del tutto particolari, sono interessantissimi dal punto di vista astrofisico e, import e importanti per tanti motivi. E adesso incominciamo con quello che succederà con il nostro Sole. Allora, come ho detto, non voglio spiegarvi la quantistica, anche perché io è una materia completamente controintuitiva. Eh, Nessuno, anche chi, chi, le, chi le studia non, le, non la capisce al 100%, c'era un grande fisico che si chiama Feynman che diceva che chiunque dica di conoscere bene la meccanica quantistica è, è, è totalmente pazzo perché non c'è un'altra spiegazione. Quindi vedete che è difficile spiegare, però dai, che ci proviamo. Lo faccio, vi faccio un cappellino scientifico, poi vi faccio una cosa molto narrativa e alla fine arriviamo alla, alla conclusione. Di, di queste spiegazioni, dove vivono queste stelline. Allora, io ho messo questo, è l'atomo più semplice che c'è, è, è l'atomo di idrogeno. L'abbiamo già conosciuto poco fa, visto che è quello che eh, partecipa alla reazione di fusione nucleare, formato da un nucleo, il protone, e un elettrone che gli gira intorno. Eh, non sono proprio orbite come quelle dei pianeti, perché i pianeti è la gravità che regola tutta. La, la vicenda, qui invece ci sono anche le cariche e in effetti non si chiamano proprio orbite ma si chiamano orbitali e sono disposti a guscio. Questi orbitali sono detti quantizzati perché hanno, hanno una loro esatta quantità eh, di energia. Ogni elettrone se vuole passare da un orbitale superiore deve acquisire un certo pacchetto di energia e saltare. E poi quando torna giù la riperde. E adesso vediamo la spiegazione un po' più narrativa, così. Allora, siamo in questo momento facciamo finta di essere nel mondo degli elettroni. Nel mondo degli elettroni c'è la Cinisello Balsamo degli elettroni e c'è il Pertini degli elettroni. Un giorno un elettrone decide di andare al Pertini perché vuole consultare un libro, se mai nel mondo degli elettroni ci sono dei libri da consultare. Arriva è il libro al primo piano. Lui non può trovarsi in stati intermedi di energia, quindi non può prendere le scale, perché ogni gradino sarebbe uno stato intermedio e gli è proibito. Allora cosa deve fare? Deve fare un bel salto direttamente al primo piano. E però c'è un però. Su ogni piano, su ogni livello, ci può stare solo un elettrone di un, di un certo tipo. I tipi sono due, a seconda della rotazione, si chiama spin. Orario-anti-orario, -orario, anche se mm, per una particella puntiforme è difficile, però dai, va bene. Allora lui fa il salto, se non c'è nessuno, bene, può leggersi il suo libro. Se c'è un elettrone ma del tipo opposto alla sua rotazione, va bene, gli sta un po' lontano, ma può comunque arrivare a, a consultare il libro. Se invece sopra c'è un elettrone del suo stesso tipo, o ce ne sono due, guarda, no, no deve tornare da capo e deve andare giù. Questa spiegazione un po' naif dello stato di un elettrone, io vi ho spiegato quello che è in quantistica è il principio di esclusione di Pauli, raccontato in maniera, in maniera così. Perché vi dico questo? Intanto avete capito una cosa, che la natura ha messo Bella, idiosincrasia tra, tra gli elettroni. Gli elettroni non possono stare vicini ai, ai suoi simili. Può al limite stare un po' eh, a una certa distanza da uno di un tipo diverso che ruota in maniera dif differente, ma non può stare vicino ai propri simili. C'è proprio questa idiosincrasia. E allora cosa succede? Torniamo alla nana bianca. Per voi una nana bianca quanto è grande? Il residuo di una, tipo so di una stella tipo sole. Quanto sarà grande, sarà piccola? È piccola, quanto piccola? Ecco, una, questa è Sirio B, che è la compagna della stella Sirio, che è la stella più luminosa del sistema, eh, del nostro emisfero boreale. Lo vedete, diciamo, adesso ormai siamo a marzo, andiamo verso aprile, ormai non la vediamo quasi più, ma d'inverno la vedete come la stellina più luminosa del cielo. E Sirio, Sirio è una compagna che è una nonna bianca. Quali sono le dimensioni? È circa la dimensione della Terra. E quindi sono stelle molto piccole. E se sono piccole, allora gli atomi sono tutti vicini gli uni agli altri. E questo costringe gli elettroni a stare in spazi a gusti. Allora, avendo questa idiosincrasia, si agitano, incominciano ad avere un'ansia, incominciano a muoversi velocemente perché poi tanti non sono nemmeno, hanno dovuto lasciare la loro orbita perché... E, non possono stare vicini gli uni agli altri, allora incominciano a muoversi, a correre velocemente per non stare gli uni vicini agli altri. Se noi fossimo nel mondo degli elettroni e fossimo costretti a vivere tutta la nostra vita in uno spazio come questo, auditorium, e già non andrebbe bene perché oggi siamo un certo numero e siamo vicini. Se fossimo degli elettroni, incominceremmo a correre disperati per stare gli uni lontani dagli altri, ma correre disperati vuol dire che Andiamo a sbattere contro le pareti. E questa è la contropressione che tiene in vita una, una stella come l'Anna Bianca. Gli elettroni che corrono velocemente, che cercano di scappare gli uni dagli altri, creano questa agitazione ed è quello che tiene in piedi la stella pur non essendo accelerazione di fusione nucleare. E quindi vedete che è un oggetto del tutto particolare. Ci sono veramente delle cose strane nella formazione del residuo delle, delle stelle che muoiono. Eh, la cosa particolare è che, più è massiccia la stella di partenza, e quindi più massa ho lì, più, più la nana bianca rimpicciolisce e quindi più i poveri elettroni sono costretti a muoversi in spazi ancora più angusti, e quindi devono aumentare la loro velocità. E eh, Ma questo gioco non potrà andare all'infinito perché c'è una velocità limite oltre la quale gli elettroni non possono muoversi. Qual è questa velocità? Giustissimo, è la velocità della luce. Oltre la velocità della luce non possono andare, quindi c'è una velocità limite, ci sarà una massa limite oltre la quale non si formerà più una nana bianca, ma succederà qualcos'altro. Qual è questa massa e cosa succede lo vediamo tra poco. Intanto vi dico una cosa, queste stelle sono molto massicce, hanno una densità incredibile. Pensate che se voi immaginate di prendere un cucchiaino da caffè e prendere un po' di quella materia, il vostro cucchiaino peserebbe un milione di chili. Se immaginate una persona normale, facciamo 70 chili, che cammina su quella stella, potrebbe pesare 2 milioni di chili, quindi immaginate a trascinarvi 2 milioni di chili. Quindi vedete come sono particolari queste stelline e tra l'altro hanno una, una vita incredibile, si stima che prima di spegnersi come un tizzone di brace, una, stel, una, una nana bianca possa vivere 100 miliardi di anni. Pensate che l'universo ha 13 miliardi e 800 mila anni. Tutto l'universo, pensate cosa vuol dire una vita di 100 miliardi di anni. Cioè, qualcuno vuole farmi una domanda, eh, si stima 100 miliardi di anni? Si stima perché chiaramente, avendo l'universo 13 miliardi 800 milioni di anni, eh, non si è mai arrivato a una. A una Sì. Esatto. Perché il Sole alla fine sono adesso da circa 4 miliardi e 6, 4 miliardi e 7 di anni, si stima ancora circa 6 miliardi di anni, siamo circa 10-11 miliardi di anni. E stelle rosse, ci sono delle stelle rosse che si stimano che possono vivere fino a 50 miliardi di anni. E quindi più sono piccole, più consumano di meno, per la loro vita si allunga. Adesso andiamo a parlare delle stelle invece quelle a grande massa e vedremo che le, co le cose vanno in maniera molto ma molto differente. Abbiate pazienza, ma. a me non piace far vedere le parole. Oh, ecco, arriviamo a una stella di grande massa. Allora adesso quella è tra le 8 e le 20 masse solari, quindi sono stelle piuttosto grandi. Eh, anche loro alla fine eh, termineranno l'idrogeno e si gonfieranno e diventeranno in questo caso super giganti rosse. Antares, che è una super gigante rossa, è neanche una di quelle più grandi, vogliamo dire, però se noi la mettessimo al posto del nostro Sole, arriverebbe con la sua orbita oltre Giove, quindi vorrebbe dire una stella che ha quasi un miliardo di chilometri di, eh, di diametro, pensate che, che gigante che è. E, mh, finisce l'idrogeno, la temperatura e la pressione sono sufficienti per bruciare l'elio in, in carbonio e così via. Bonio, neon, ossigeno, silicio, ferro. E quindi una stella invecchiata, una stella, che in questo caso stelle che vivono poco, eh? si parla di 100 milioni di anni, poco più, finiscono molto rapidamente il loro carburante. Ecco, vedete questa, immaginate di tagliarla in due, è una struttura così, a cipolla, e contemporaneamente in ogni strato avviene, vengono correlazioni di fusione nucleare, quindi producendo tutti quei eh, gli elementi che vedete. Le reazioni sono energeticamente favorevoli, nel senso che creano eh, energia ed è per quello che la vita della stella è, è permessa, la mantengono in vita appunto per questo, questo fattore. Arrivate al ferro le cose cambiano. Il ferro è un equilibrio energetico, un bilancio energetico negativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi volete fondere il ferro, ecco, il ferro non si fonde, non vi dà energia, dovete dargliela l'energia. A questo punto capite, non c'è niente che dà l'energia, il cuore comincia a raffreddarsi e la stella va incontro in alla catastrofe. Perché in questo caso di vera catastrofe si tratta. Vediamo gli stadi. Non ci sono più le reazioni, il ferro si accumula nel nucleo della stella, si accumula sempre più. Fino a quando arriva alla massa sufficiente per, oltre la quale per poter gli elettroni muoversi dovrebbero superare la velocità della luce. Questa massa corrisponde a 1,4 masse solari ed è il famoso limite di Chandra Chandrasekhar Chandra era un indiano e tra l'altro questa cosa qua, guardate. Lui è giovane, stava recandosi a Cambridge, che è un po' la mecca del, del, dell'astrofisica, cioè, Cambridge ci cioè, ha studiato a partire da Newton, Eddington, Chandra Chandrasekhar, Stephen Hawking, quindi vedete che eh, è un posto dove ci sono persone eh, specialmente in astrofisica molto importanti e lui era in treno e si stava recando per, a, per la prima volta a Cambridge e in treno gli viene in mente questo e si fa il calcolo mentre veniva, andava a Cambridge. Eh, ovviamente i soloni del tempo l'hanno preso in giro, poi invece aveva ragione lui. Comunque, torniamo alla nostra stella. Il ferro si accumula, oltrepassa il limite di 1,4 eh, masse solari, e a questo punto eh, elettroni e protoni sono a contatto tra di loro, non possono fare altro che unirsi e trasformarsi in, in neutroni, liberando una grandissima quantità di neutrini queste particelle elusive che vanno verso gli strati esterni e si portano con sé tanta energia quanto una stella tipo Sole metterebbe in 800 miliardi di anni. Quindi immaginate in quel, quanta energia si sviluppa da quel processo. Per fortuna della stella, la natura ha messo la stessa idiosincrasia che hanno gli elettroni anche i neutroni. Quindi la stella. Arrivato a un certo punto a quando ha le dimensioni circa 10-20 km, quindi estremamente piccola, cessa di eh, contrarsi e si stabilizza. E cosa succede agli stati esterni? Gli stati esterni intanto si sono staccati, non hanno più la terra sotto i piedi. Eh, succede la stessa cosa. Non so se qualcuno di voi ha mai visto i cartoni animati di Willy il Coyote e Bep. Nessuno di voi li avete visti quello che c'è questo strano distruzzo che, che, che viaggia a una velocità incredibile e c'è questo coyote sfigatissimo che cerca in tutti i modi di catturarlo non so se chi l'ha visto da Acme questi marchi marchingeni improbabili e come finisce sempre il 90% delle storie è sospeso per aria col piede oh. stessa cosa gli stati esterni si trovano senza terra sotto i piedi a questo punto non possono fare altro che crollare verso la stella di neutroni che si è formata. Cadono, immaginate quanta energia che c'è, tutta questa velocità prende energia, vanno letteralmente a sbattere contro la superficie della stella di neutroni, temperatura e pressione salgono così tanto che anche grazie alla presenza di neutroni si riescono a, fo a formare tutti gli elementi più pesanti del ferro, tanto 2-3, non vi dico oltre, fino a questo momento. E il risultato finale è che se prima la materia cadeva, dal momento che va a sbattere contro la stella di neutroni, adesso rimbalza. Rimbalza, va verso gli stati esterni, insieme ai neutrini. Il risultato finale è, questa è un'istantanea, la stella esplode con una violenta detonazione termonucleare, uno dei fenomeni più catastrofici dell'universo, chiamato supernova. Eccola qua. Mi sposto un attimo, anche se poi qualcuno da casa non mi vede, ma almeno riuscite a vedere. Vedete? Guardate che i tempi non sono molto diversi da quello che vedete qua. Tutto il discorso che vi ho fatto avviene praticamente in una frazione di secondo. E questi sono tempi praticamente reali. Cioè la stella collassa ed esplode in maniera estremamente veloce. Anche il rumore dell'esplosione è reale. Lo sentite? No. È giusto? Come mai? Non c'è aria. Lo spazio è vuoto, non è proprio vuoto, però è più vuoto di, un, vuoto di eh, un altro vuoto di laboratorio. E quindi le onde sonore non si possono propagare. E quindi non sentite il rumore. E anche se io sono. Cioè, tutto quello che fa sentire la fantascienza con le esplosioni nello spazio. È solo fantascienza. Ve lo dice che poi, sottoscritto, come molti appassionati di astronomia, anche appassionati di fantascienza. Eh, io sono un nerd. Io ho, tutti, io ho tutti i DVD della serie classica di Star Trek, tutti i film, Guerre stellari, quindi eh, però è fantascienza nello spazio non ci sono le esplosioni. E questo è quello che succede a una stella tra 10 e 20, tra le 08 e le 20 masse solari, guardate. È un fenomeno incredibile, eh? pensate di riuscirlo a vedere. Pens allora, nella, nella nostra galassia... Ecco qua. Mi è allora, tornato indietro. Vado veloce. Allora, cioè nella nostra galassia esplodono circa eh, tre supernove al secolo, noi, però, ne abbiamo è da 400 anni che non ne vediamo una. Perché? Perché sono tutte esplose dalla parte di là del centro galattico e noi non le vediamo. Eh, però vi posso far vedere: ho visto delle supernove, abbiate pazienza, adesso devo tornare siccome il computer non è mio, non lo conosco, io non sono molto amico dei computer. Doveva arrivare. Eccola qua, Io ho visto supernove in galassie diverse dalla nostra. Quando si parla di galassie diverse dalla nostra, si parla di galassie lontane, eh, diverse milioni di anni luce, ecco anche decine di anni luce. Guardate, quando esplode una supernova, la vediamo perché in questo fiocchetto. Che è la galassia lontana da noi, vediamo accendersi una luce luminosa come le, luci della no come le stelline della nostra galassia. Quindi vi dice la potenza dell'esplosione di una supernova. Nell'87 però esplose eh, dalla stella Sandulec, che, eh, che si trovava nella eh, galassia della grande nube di Magellano, quindi è galass la galassia satellite è nostra. Esplose una supernova e si è potuta studiare. Si è potuta studiare. Ehm, Ovviamente esplose sempre, quando succede qualcosa di eccezionale, succede sempre nell'emisfero australe, come la cometa Leonard che da noi è arrivata, che era una farina grande così, è, arrivata, è andata giù questo inverno a dicembre, appena è andata giù all'emisfero all australe, è stata una cosa straordinaria, ma non solamente lei. E è Questa è una fotografia di, presa di, penso che sia di Hubble, e la supernova, eh, circa due anni dopo la sua esplosione, vedete che gli strati si stanno espandendo. Pensate che la materia, dopo l'esplosione eh, di questa supernova, viaggia a una velocità di circa 6.000 km al secondo. Ed è materia, eh? non è luce, è materia. 6.000 km al secondo. Dopo un migliaio di anni si... la, la velocità si mantiene a 1.500 km al secondo ed è parecchie masse solari che viaggiano. Sono ha eh, una media di circa 3.000 km al secondo, in mille anni si fa circa 10 anni luce. Questo vi dà idea di cosa sono queste esplosioni. Questa è Cassiopeia, è una supernova, vedete come qui gli strati si sono già allontanati parecchio dal punto dell'esplosione. Eh, Questo è una classica eh, oggetto di fotografia a grande campo, di osservazione con dei feti particolari, la si vede a pezzetti. E la nebulosa del velo eh, si trova nella costellazione del cigno. Questa è esplosa più di 3.000 anni fa. Vedete quanto percorso ha fatto. Una volta era un puntino come le stelline che vedete, dopo l'esplosione vedete dove tutta, tutta la sua materia è stata letteralmente scaraventata nello spazio. E questo è forse il resto di supernova più famoso tra gli appassionati, M1, primo oggetto del catalogo di Messier, Nebulosa del Granchio, è il resto della supernova che esplose nel 1054. Gli astronomi cinesi ce la descrivono benissimo. Ci dicono che a un certo punto rivaleggiò con la luna piena, talmente era luminosa. E la si vedeva anche di giorno. Qualcosa ci hanno lasciato anche gli astronomi arabi del tempo. Dall'Europa nessuno, tranne uno mi pare a Firenze, che ha letto di aver visto questa stella nova, nessuno dice niente. Penso anche perché allora mh, era meglio non dire che il cielo si cam cambiava. Eh, non eravamo ancora nel periodo della contoriforma, mancavano ancora 500 anni, ma comunque non era molto salutare dire che le, il cielo e le stelle fisse cambiavano. E questo è chiaramente tra noi appassionati, è, è l'oggetto più famoso, chiaramente. È, se possibile lo facciamo vedere anche ai visitatori dell'osservatorio, anche se è, è più da... Per, ab, bisogna avere un occhio abituato eh, per vederla, vederla bene. Le stelle di neutroni però danno degli effetti incredibili, danno una, hanno una proprietà... Veramente incredibile. Facciamo allora un altro passo avanti, anzi, lo facciamo un passo indietro nel tempo. 1967, Cambridge. Quindi siamo in piena era dei Beatles, eccetera, eccetera. A Cambridge, nel, 15, nel 1967, c'era una dottoranda in astronomia che si chiama Jocelyn Bell. Jocelyn Bell stava studiando e ne ho scoperti Quasar, che erano. Queste sono delle radiosorgenti, sono delle galassie lontanissime, particolari. E lo faceva dal suo laboratorio, anche grazie a un radiotelescopio che lei stessa aveva contribuito a costruire. Allora, eh, non è come adesso, adesso abbiamo gli strumenti, abbiamo il computer e il grafico lo vediamo in tempo reale, poi lo possiamo sovrapporre con quelli che ci sono in memoria. Allora era diverso, allora c'era il rilevatore, e c'era questa stampante, quel pennino e la carta millimetrata che scorreva, che non è come vedete in fini di fantascienza, stampava una carta e diceva, ah è questo, no, c'era una valangata, fatto un tempo anch'io, eh? valangate di carte che bisognava confrontare. Cosa vede Jocelyn Bell? A un certo punto il pennino del suo rilevatore manda un blip regolarissimo ogni secondo, ogni secondo, blip, 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 blip. La nostra Jocelyn cosa fa? Chiama solamente immediatamente il suo supervisore Anthony Iwish. Osserva anche lui e tutti e due trassecolano. Secondo voi che cosa hanno pensato? Bravissimi, hanno proprio pensato a un segnale degli extraterrestri. Tanto è vero che quel segnale regolare, regolarissimo, eh, ci potete benissimo eh, tarare gli orologi, eh? perché quello che vedremo sono degli orologi perfetti. Eh, questo segnale lo chiamano LGM, LGM, Little Green Man, piccolo uomo verde. Poi chissà perché gli extraterrestri devono essere piccoli e verdi, non l'ha mai capito nessuno, però nell'immaginario gli omini sono tutti piccoli e verdi. E, dopo i primi, i primi tempi eh, capiscono che non sono gli omini verdi che ci mandano questo messaggio, ma sono queste stelle di neutroni che a volte girano in maniera così una velocità così pazzesca da fare in un secondo anche migliaia di giri su se stesso e siccome hanno un forte campo magnetico mandano questi regolarissimi segnali radio. Questi sono le cosiddette pulsating star o, in maniera ristretta, pulsar. Eccola qua, questa è una pulsar. Sono queste stelle neutroni che ci mandano questi segnali radio regolari hanno una densità incredibile qui il vostro cucchiaino da caffè se immaginate di prendere un po della sostanza delle pulsar peserebbe un milione un miliardo di tonnellate non un milione un miliardo di tonnellate un uomo che cammina su questa superficie si servizierebbe 2 miliardi di tonnellate vedete e poi sono delle calamite incredibili hanno un campo magnetico di qualche migliaia di miliardi di gauss. Bu. Sapete qual è il campo magnetico terrestre? Mezzo gauss, come quello del sole. Le macchie solari hanno un campo magnetico di qualche centinaio di gauss, esattamente come i magnetini che mettete sul frigorifero. Quando andate a fare la risonanza magnetica, ricevete un campo di 10.000 gauss, un tesla. LHC che è il famoso acceleratore che si trova eh, nel CERN, a qualche Tesla. Qui siamo a milioni di volte di più. Il record della nostra galassia, della nostra galassia appartiene a alcuni, a alcuni pulsar che hanno dei campi magnetici di un milione di miliardi di gauss. E questo vi dice come sono degli oggetti particolari. Eh? Tanto vedete come la morte delle stelle è, genera degli oggetti incredibili. E le stelle più massicce? Eccole qua. Le stelle oltre le 20 masse solari vivono molto poco, 10 milioni o poco più di anni. E sono molto turbolente. Durante la loro vita, tra virgolette, normale, il loro straordinario vento stellare disperde gli strati, superfi gli strati superficiali. E quando arriva alla fine della sua vita ha esposto la parte con Le cose funzionano allo stesso modo, i gli gli, gli, gli vari stati sono esattamente quelli che avete visto per le stelle tagliate 20 masse solari. Solamente che alla fine, quando collassa, è arrivato al ferro e collassa, il collasso va ben oltre. Sotto la spinta del gravitazionale supera anche un altro limite che si chiama limite di Volkoff-Oppenheimer che è di circa 2 5 3 masse solari e a questo punto la gravità non la ferma più nessuno anzi il nucleo galattico diventa esso stesso un campo di, 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 di gravità. A questo punto eh, il destino è segnato. Niente può far tornare indietro, tutto finisce all'interno di questo oggetto che è di pochi chilometri di diametro e gli stati esterni e gli stati esterni succede come prima, rimangono senza terra sotto, sotto i piedi, però non hanno più niente su cui sbattere. Ma siccome nel 70% delle volte si vede una, una supernova, si pensa che in caduta gli stati esterni aumentano la densità e facciano un autorimbalzo e poi esplodono. Ma nel 30% dei casi la supernova non, non si vede, fa, si dice fallisce, perché si pensa che finisca all'interno di questo strano oggetto che si è formato. Avete capito che cos'è questo oggetto che si è formato? È un buco nero, un buco nero stellare, un vero e proprio mostro del cielo. Eccolo qua, nella parte finale, diciamo intorno, gira tutta la materia che prima si trova sopra il, il, il nucleo. Un 1% della materia riesce a sfuggire e viene letteralmente gettata dai poli opposti. Una, e diventa radiazione che viaggia a velocità della luce, prima a varie energie, gamma, eh, x, fino a, a radio, ma immediatamente quello che si vede è un lampo, un lampo gamma, quello che vengono chiamati gamma-ray burst, e, e sono tre fenomeni energetici più importanti dopo il Big Bang. E questo è sicuramente un altro, un altro aspetto interessante della... Eh, della fine di una stella, queste supernove sono chiamate supernove tipo 1B, da non confondere con le altre di tipo secondo. La si riconoscono perché? Perché, a differenza delle prime supernove, vediamo l'idrogeno nello spettro dell'esplosione della dell la supernova, qui invece l'idrogeno non c'è, perché è stato tutto disperso dall'inizio. E già questo è l'indice: quando vediamo una supernova, si fa lo spettro, si capisce la stella progenitrice. Questa è l'ultima supernova, eh? la vide Tico 400 anni fa. Domanda, non mi aspetto una risposta, però una domanda che si fa, ma eh, una nana bianca, una stella che eh, proviene dalla, dalla fine di, una, eh, di un astro tipo Sole, potrà mai dare origine a una supernova? Abbiamo visto che finisce in maniera relativamente tranquilla, poi non è tranquilla per i pianeti. La risposta è sì. Ci sono alcuni casi in cui può succedere anche questo. E succede quando ci si trova un sistema binario, cioè formato da due stelle. Una delle due è già morta, ha formato la nana bianca, e questa qui, con la sua gravità, succhia materia della compagna. Nella gran parte delle volte la, la materia si comprime sopra la nana bianca e poi a una certa temperatura esplode e si ha il fenomeno delle nove, che sono ricorrenti. Ma a volte. La materia che succhia la nana bianca è talmente, tanto, è talmente tanta che eh, riesce ad arrivare alle famose 1,4 masse solari. La nana bianca che è fatta di un materiale particolare, delle famosi elettroni che si continuano a scappare l'uno con l'altro, eh, non è in grado di dare reazioni di fusione nucleare, ho detto, quindi non può dare quella contropressione. E quindi alla fine, quando si arriva a quella, a quella massa, la nana bianca esplode. Una supernova che si chiama supernova di tipo A. E questo è un oggetto non solo interessante, ma fondamentale per l'astrofisica. Perché tutte queste esplosioni avvengono tutte alla stessa massa. Mentre ho detto gli atti sono del range da 8 a 20 da 20 in su, queste invece succedono solo quando la lana bianca raggiunge gli 1,4 masse solari. Quindi esplodono tutte con la stessa massa. E tutte con lo stesso meccanismo. E quindi il risultato è che tutte hanno la emettono la stessa energia, hanno la stessa luminosità. Quindi se le vediamo più o meno luminose, vuol dire che sono più o meno distanti, perché la loro luminosità è direttamente proporzionale alla distanza. E queste sono le candele standard che ci permettono di misurare l'universo. Perché se riuscite a misurare le galassie lontane da noi miliardi di anni luce, perché vediamo esplodere queste supernove, si sa che devono essere di quella luminosità. Se sono meno luminose si fa la svelta, si fa un calcolo, abbastanza semplice, e si calcolano le distanze. E in questo caso, Tico vide fu l'ultimo a vedere una supernova a occhio nudo eh, dalla Terra. Vide questa supernova e non sapeva che era così importante. Adesso sappiamo che quella supernova era una delle candele standard. E dica la verità, io ho, visto, ho avuto la fortuna di nascere in un periodo... In cui eh, fenomeni che succedono in generazioni l'ho viste condensate tutto nella mia, nella mia vita, fenomeni che anche succedono una volta ogni 120 anni, una volta ogni milione di anni. Eh, ho visto eh, di tutto, eh, due, due comete di grandissima luminosità nel giro di un anno non succede, non succede, o, succede una volta ogni 4.000 anni. Di vedere un corpo gigantesco cadere su un pianeta come fu la cometa Schumacher levi. 9. Succede una volta ogni milione di anni e sono riuscito a vederlo. Eh, ho visto le, le eclissi, ho visto di tutto, mi manca la supernova. Mi manca solo quella. L'ho vista in altre galassie, ma mi manca la supernova. Chissà. Anche perché, vi dico subito, tutte le candidate all'esplosione sono a distanza di sicurezza. Quindi a noi non darebbero fastidio, vedremo un fuoco d'artificio spettacolare perché diventerebbe l'oggetto più luminoso. Certo, per qualche settimana non vedremo il resto del cielo e quindi ahia. Per una settimana, però, insomma, riuscire a vedere una supernova e quello che c'è dopo l'esplosione sarebbe veramente una bella esperienza. L'ultima cosa che vi volevo dire è forse la cosa più curiosa e particolare, perché c'è un altro modo, un'altra esplosione. Che è questa. Immaginiamo un sistema binario in cui due stelle sono morte con esplosioni in supernova e sono rimaste due stelle di neutroni. Queste stelle di neutroni girano l'una intorno all'altra. La loro forza di gravità è l'attrito col poco materiale che c'è interstellare, che vedete lo spazio è come se fosse più vuoto del, di un vuoto di laboratorio, ma è totalmente vuota, ci sono le particelle che sono un po' di attrito, lo fanno. Con l'andare avanti delle epoche, queste influiscono sulle due stelle di neutroni che decadono e cominciano ad avvicinarsi l'una all'altra. Tra l'altro, come diceva Gabriele Ghisellini nella conferenza scorsa, se voi foste abbastanza vicini a queste stelle di neutroni, quando sono messe così sentirete la gravità che è più elevata di quando sono messe in questa maniera, perché ci sono le onde gravitazionali che vi danno. Eh, l'informazione cosa succede quando le due stelle di neutroni si trovano vicine ecco qua andiamo di farlo partire il filmato prima è partito, adesso non mi parte più. Vediamo un po' se a questo punto decido. Ha deciso di lo vedevo benissimo prima Questo è bello della diretta. Niente da fare. Ha deciso di non... Forse vi riusciamo a avere un po' di assistenza. Perché? Ecco qua, benissimo. Ringraziamo perché sennò io non sarei più riuscito. Ecco, vedete le stelle di neutroni che cominciano a accelerare, accelerare, accelerare? Si avvicinano a un certo punto. Si fondono, mi dico subito si formerà un buco nero. Ecco guardate, l'esplosione. In quel momento la temperatura e la pressione sono così elevate e anche grazie alla presenza di tantissimi neutroni sono così elevati che si riescono a formare quegli elementi che prima nelle esplosioni normali non si riuscivano a formare. Quali sono questi? tre Elementi che si formano, sono l'argento, l'oro e il platino. Non c'è altro modo di formarsi. L'unico modo in cui si possono formare è grazie alla fusione di due stelle di neutroni che danno vita a questo particolare fenomeno. Quindi, se voi avete dei monili in argento e in oro, ecco, guardateli da una triangolazione, perché quelli che avete è la reliquia di due stelle di neutroni che si sono fuse poco prima che si formasse il nostro Sole. E quegli, quegli oggetti sono formati grazie a questo processo. Non c'è altro modo. Voi portate con i vostri monili il ricordo di un'esplosione di supernova dovuta alla fusione tra due stelle di neutroni. E quindi, oltre a che essere belli e preziosi per loro conto, sono estremamente importanti per questo motivo. Ripeto, non c'è nessun altro meccanismo per formare oro, argento e platino. Sì, di quello dipende dalla, dalla, dalla massa delle due stelle neutroni di, di partenza e dalla temperatura e pressione che c'è. Più chiaramente, più la massa è presente, più neutroni ci sono, quindi più quantità si forma e quindi dipende molto. Però eh, eh, la curiosità è proprio quella. Vediamo se riesco a evitarli fare... Io sono abituato col mio computer a casa, posso ripartire dove voglio qua. Allora, adesso ci avviciniamo alla conclusione. Da come capite non ho grande familiarità con me. ma non importa. Ecco, 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 ecco. Siamo arrivati qua. Ecco. Allora, se siete sopravvissuti fino adesso arriviamo alle conclusioni. Abbiamo visto che la morte delle stelle dipende strettamente dalla loro massa e che le stelle con meno di otto masse solari danno origine a danne bianche e nebulose planetarie. Durante questa morte, il 50% del carbonio dell'universo viene, eh, viene processato, si dice, cioè si forma. Le stelle tra le 8 e le 20 masse solari formano quelle supernove tipo, tipo 2, quindi con le, la signatura dell'idrogeno, e danno origine a stelle di neutrone e pulsano come residuo questi strani oggetti. Durante la morte delle stelle, durante la vita avete, si formano eh, altri silici, ossigeno, neon, ferro e durante l'esplosione tutti gli elementi più pesanti del ferro, tranne quelli preziosi. Le stelle con più di 20 masse solari danno origine a un buco nero e a un'esplosione, e forse no, qualche volta non danno origine all'esplosione perché tutto finisce nel buco nero. Alcune nane bianche, abbiamo visto, possono a loro volta esplodere, dare origine a quelle supernove tipo 1A, che sono le candele che servono per misurare l'universo, quindi tanto capite come dalla morte delle stelle si riescono a, a comprendere altre cose dal punto di vista astrofisico, oro e argento si producono dalla fusione di due stelle di neutroni. Il bello è che tutto questo materiale che si forma un giorno finirà all'interno di una nebulosa in cui si sta formando una stella e dopo che la stella si è formata rimarrà intorno come un disco protoplanetario, col tempo si formeranno i pianeti, grazie appunto a questi materiali formati dalle stelle, e se uno di questi pianeti sarà nella posizione giusta per ricevere abbastanza luce e calore, ma non troppa da permettere all'acqua di rimanere liquida, chissà, magari un giorno eh, nascerà la vita, e magari anche, compl anche complessa, e poi magari anche una civiltà, e questa civiltà incomincerà... A cercare estrarre tutti questi materiali e utilizzarli per se stessi, e magari scoprirà anche l'oro e l'argento e scoprirà che sono eh, rari, preziosi, oltre che belli, e a loro volta faranno gli stessi modili da regalare ai loro compagni. E, e la storia si ripete. E allora, qual è la vera conclusione che io dico sempre al termine di queste conferenze sulle stelle? La vera conclusione è quella che io racconto ormai da quasi 35 anni, da quando è cominciato a fare il divulgatore di astronomia, e in particolare di astrofisica, e la vera conclusione è, è questa. È sul lucido che io disegnai 35 anni fa, ci sono talmente affezionato a quello digitalizzato, ma non perché è particolarmente bella, perché io disegno in maniera oscena, però dice la verità, che è questa. Che noi siamo tutti fatti di polvere di stelle. E quella è quella la verità. Perché solo l'idrogeno si è formato col Big Bang. Tutto il resto, quello che c'è in questa sala, che lo costituisce noi stessi, esiste perché ci sono le stelle, in maniera diretta, in maniera indiretta, perché eh, le stelle stesse contribuiscono a formare piccoli pezzi di molecole, ma che sono importanti. Una volta raccontai di questa storia delle molecole della vita, magari un giorno. Risistemano la conferenza più, in maniera più moderna, ve la racconterò, ma la, vera, la verità è questa, che noi siamo fatti di polvere di stelle. A questo punto mi taccio, io e la mia amica Stellina, fidata a compagna di tante notti di osservazione, vi salutiamo e io personalmente vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qua e spero che vi sia piaciuto. piccolo spazio di pubblicità questi sono i nostri canali internet facebook e abbiamo anche il canale youtube dove potete rivedere le nostre conferenze dove io ho preparato una, una serie di piccole pillole di astronomia 15 minuti ciascuno sul catalogo di messier quindi spiegherò le stelle la nascita anche anche chi era charles messier famoso astronomo francese poco conosciuto eh, la prima l'abbiamo già caricata, però se visitate il nostro canale YouTube, se ci sono domande... Aspetta, 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 aspetta. Le? I quasar sono delle galassie, anche abbastanza giovani, particolari, che hanno un nucleo, eh, praticamente dove esiste un buco, un buco nero supermassiccio, che si parla di milioni o miliardi di masse solari, la cui formazione è diversa da quella dei buchi neri stellari, ma che non si conosce, eh, si ipotizza, ma non, non, la, non si conosce ancora come si sono formati. Che sono estremamente attivi, cioè praticamente loro continuano a mangiarsi materia intorno. E quindi quei getti di, di materia che avete visto, per esempio, nella formazione di ne delle stelle di, della fusione delle stelle di neutroni, sfugge dall'1 al 5%, gli sfugge più o meno la stessa percentuale, ma essendo un buco nero massiccio e quindi eh, succhiandosi molta materia, eh, sono questi getti immensi di materia e c'è una forte eh, emissione radio. Se noi vediamo proprio l'immagine in radio, adesso non sto che a cercarla perché dovrei cercare tra tante immagini, vediamo che la galassia è come un puntino e ci sono questi lobi che sono immensi che vanno anche a eh, migliaia di anni luce di distanza, no? E questo dice della potenza. Cosa succede? Quando vediamo la galassia così, con i lobi, praticamente la chiamiamo galassia attiva, quando invece è di fronte, e quindi la sorgente radio l'abbiamo proprio di fronte a noi, e arrivano molto forti, allora in questo caso parliamo di quasar. Ma sono lo stesso, lo stesso fenomeno, visto prospetticamente da maniera da maniera differente. Ma sono molto, molto distanti in genere quasar, quindi siamo distanti nello spazio ma nel tempo anche, eh? poi quando parliamo di, di 8-9 miliardi di anni luce vuol dire che la luce ci ha messo tutto quel tempo a arrivare fino a noi, eh? quindi vuol dire che sono anche distanti nello spazio ma anche nel tempo. Sì. Allora l'esplosione in sé stessa è qualche giorno. Eh, qualche giorno si vede una fonte molto luminosa. Ma la coda di luminosità può durare anche settimane. Eh, gli astronomi cinesi ci parlano di diverse settimane. Si parlano di parlano diverse settimane nel 1054, sì. E comunque abbiamo visto la supernova, è stata vista la supernova nel 1987, eh, Purtroppo non si è vista l'esplosione perché sono stati presi un po' di sorpresa gli astronomi. Però è durata qualche settimana l'eco dell'esplosione. Quindi non... L'esplosione in se stessa avete visto è un fenomeno rapidissimo, ma poi la luminosità, la cosa continua nelle settimane successive, chiaramente. C'è qualche altra domanda? Io di solito... Spero di... Non ci sono un domande, uno è stato chiarissimo, però non, uno nessuno ha capito niente. <ride> è stato troppo chiaro? spero che sia così e di solito dico sono fanno domande dico o sono stato estremamente chiaro o non ho capito niente sta evitando lì è stato chiaro? Vabbè. se siete ti ah, dica sì la formazione quindi la formazione quindi del pianeta eh, è un altro capitolo proprio quello di raccogliere storia. tutte queste scorie questa stor storia è perché non si capisce dove vanno tutti questi materiali. Questi materiali. La allora, allora, polvere di stelle è in giro per, per, se, per milioni di anni. Tra un po' su YouTube verrà messa la parte seconda di un po' di mensile nebulose che parla della nascita delle stelle. Allora, ci sono queste nebulose che sono formate da idrogeno. L'onda d'urto di una. Un, avete capito che l'esplosione di una supernova è un fenomeno catastrofico. Immaginate queste onde d'urto, che cosa sono? Quando arrivano. Dentro, quando in prossimità di queste nebulose e il Sole è nato così, la compressione generata dalle onde d'urto fa comprimere l'idrogeno. Questa compressione alza così tanto la temperatura da fare arrivare ai famosi 10-15 milioni di gradi per generare le fuse nucleari. Una stella nasce così, ma chiaramente ci sono tutti i materiali intorno che, per gravità, si mettono a ruotare prima come un disco, e poi per scontro tra i vari pezzetti che si chiamano planetesimi, poi si formeranno i pianeti. I pianeti vengono dopo. Prima c'è la formazione della stella con il resto, poi i pianeti seguono la loro storica. vita, la loro stella, e chiaramente seguono la loro morte. C'è qualche altra domanda? Magari se qualcuno è timido me lo può anche chiedere... Al termine. Insomma. Va bene. Allora quello che vi posso dire, ci vediamo per quanto riguarda noi. Il 29 di aprile parleremo dei misteri, il mistero dei raggi cosmici. Quindi andiamo a parlare un po' più di cosmologia, prima, adesso abbiamo parlato un po' della gravità, un po' di astrofisica, andiamo un po' sulla cosmologia, continueremo poi con un, final, con un argomento attuale a maggio, il 27 maggio se non sbaglio, eh, non ho qui adesso, parleremo, sapete che adesso parte la missione Artemis. Artemis parte eh, senza equipaggio, farà il giro della Luna e in un tempo più breve che voi possiate, eh, si parlava del 2024, forse dobbiamo sdellitarli uno o due anni, eh? e quindi no, parlo perché c'è qui il nostro esperto di astronauti che mi dice di dare dritta, eh, poi eh, riporterà l'uomo sulla Luna. Quindi ben prima di quanto potevate pensare e quindi parleremo di questa missione Artemis. E finiamo con quella cosa particolare che facciamo quella serata spettacolo in cui, dedicata a Dante, eh, verranno recitati i versetti di Dante con la spiegazione scientifica, con accompagnamento musicale del nostro esperto di astronautica. Tutto fatto a 10 di giugno. E io vi ringrazio, spero di essere stato chiaro. Eh.